Ciao a tutti, bentornati. Io sono il professor Raffaele Sozzi e questo è il mio canale Raffaele Sozzi Lingua e Cultura Italiana. E nel video di oggi voglio parlare degli ambienti di una casa. Bene, nel video di oggi dunque non parlo dei tipi di casa, dell'appartamento, della casa o della tipologia, per esempio monolocale, bilocale. No, io parlo degli ambienti all'interno di una casa, di un appartamento, va bene? Per quanto riguarda la differenza tra gli ambienti in Brasile e in Italia, non ci sono tante differenze. Ovviamente il concetto di casa è diverso, però più o meno possiamo trovare le stesse cose. Bene, in una casa allora noi possiamo avere l'ingresso, poi il soggiorno o il salotto. Sono sinonimi queste due parole. E molte case hanno anche la sala da pranzo. Poi alcune case hanno anche la sala TV, un ambiente solo per la televisione, con divani, eccetera. Poi un altro ambiente che troviamo in molte case è il corridoio. Poi abbiamo la cucina e dentro la cucina può esistere anche la dispensa, alcune case sono dotate anche di lavanderia, poi ovviamente abbiamo il bagno, poi dove dormiamo che è la camera da letto, poi alcune camere sono talmente grandi che hanno anche il guardaroba, che corrisponde più o meno al closet in Brasile, ma può essere anche un grande armadio il guardaroba. Però se vogliamo dire una camera con closet come in Brasile, diciamo una camera con guardaroba. Se vogliamo indicare anche una camera che in Brasile diciamo suíte, allora diciamo camera con bagno. Poi all'interno di molti appartamenti in Italia abbiamo il ripostiglio, cioè un ambiente piccolo dove mettiamo le scarpe, le cose, anche gli attrezzi, no, per riparare una tubatura o l'elettricità, insomma, abbiamo anche il ripostiglio dove mettiamo tante cose. Per concludere, tradizione in molti appartamenti, anche in molte case italiane, la cantina, molte volte anche vicino al garage, e la cantina è anche un posto in cui noi mettiamo tutte le cose, la bicicletta, gli sci, insomma, tutte le cose che non possiamo tenere dentro casa. Solo una cosa, non confondete allora la cantina italiana, che la traduzione sarebbe dunque porão, no, della casa, con il ristorante che esiste in Brasile che si chiama Cantina Italiana. Questo sarebbe più o meno corrispondente in Italia alla trattoria o all'osteria. Va bene, era questo il consiglio di oggi. Se ti è piaciuto questo video, allora metti mi piace, condividilo, lascia anche il tuo commento e se tu vuoi studiare italiano con me, scrivimi che ti rispondo volentieri. Va bene? Grazie mille e alla prossima.